Bene. Allora. Allora, io avrei solo una cosetta da dire, dopo ti lascio parlare fino ai telefoni. Solo una cosa, perché voglio dire in questa trasmissione e non in quella serale, perché è una cosa un po' particolare. Voi sapete che c'è stato il congresso americano dei cattolici sulla pederastia. Adesso, non so se Francesco è in programma di parlare di questo, Francesco. Beh, io ricordo che tra l'altro io ho fatto alcuni giri di informazioni sui siti americani e pensavo che in Italia se ne fosse parlato abbastanza del caso della pedofilia dei sacerdoti americani. Se voi andate sui siti americani, io ho un sito in particolare che hanno fatto dei servizi che sono incredibili, che è la cbsnews.com, se andate su internet, noterete la montagna di materiale che un servizio come la CBS, che non è poco, ha realizzato sul caso dei preti e pedofili. Addirittura loro hanno realizzato le mappe mondiali sui vari paesi in cui si conoscono scandali. Hanno organizzato, ad esempio, e questo può essere interessante, la mappa degli stati degli Stati Uniti con per ogni stato che si conosce, perché la cosa che ho notato stranissima, che i casi di pedofilia che si conoscono, che sono venuti a galla, non riguardano i 51 stati dell'Unione, degli Stati Uniti d'America, riguardano una minima parte, cioè saranno neanche una decina, di conseguenza ne sono altri come minimo 40 che non sono coinvolti. Benissimo, la CBS News ha realizzato degli special veramente incredibili per la quantità di materiale, il problema è che sono in inglese, ma addirittura per ogni stato degli Stati Uniti, cliccando sopra, su dove si conosce, la cifra che hanno sborsato, la storia delle violenze pedofile che ci sono state, il numero di casi. E veramente, io mi rendo conto che quello che è arrivato in lingua italiana sulla causa della pedofilia americana è una minima parte. Se voi andate proprio a vedere le percentuali, le statistiche, le informazioni, sono delle cose incredibili, sono delle cose veramente preoccupanti. Quello che noi vorremmo sempre dire, informatevi, documentatevi e poi chiedetevi perché i preti cattolici e i cristiani sono pedofili, e noi vediamo già la risposta: è a imitazione del criminale di Gesù Cristo. No, quello che io volevo dire, io so che le cose sono infinitamente più gravi di quanto si vuol far credere e si vuol far conoscere, io so perfettamente questo. L'aspetto però, questo è un aspetto che riguarda la polizia, che riguarda la magistratura e che riguarda anche i sistemi sociali, perché è assurdo affidare i propri figli a delle persone che hanno nel loro codice religioso il diritto di stuprare, il diritto di ammazzare, il diritto di portare strage, il diritto di distruggere le culture. Io so che questo è stato utilizzato dagli stati, da molti stati per i loro fini, ma erano stati che avevano leggi, fini e personale, che era stato addestrato ed educato dai cattolici, per cui erano cattolici anche questi che agivano. Ma quello che mi interessa di più è mettere in luce un aspetto della propaganda giornalistica. Il giorno 13 giugno viene fuori il titolo dal Gazzettino: la conferenza episcopale USA da oggi affronta lo scandalo pedofilia. Viene fuori il giorno 15 del 6 sulla la Repubblica: preti pedofili, tolleranza zero, mea culpa della Chiesa USA. Il giorno 16, i vescovi americani, severità ma non tolleranza zero. In realtà cerchiamo di pararci il culo, ma della pederastia, di stuprare i bambini è un nostro diritto e nessuno ce lo può toccare. Questo è il discorso che è arrivato da parte di dei preti americani. In pratica ogni cristiano è responsabile del reato di pederastia nei confronti dei bambini. Chiaro questo? Ogni persona che ha un minimo di senso di rispetto per quel pazzo lazzarone che è il Gesù di Nazareth è compartecipe morale di stupro e pederastia. Per cui tenete presente questo principio e da oggi in poi non potrete più neanche fingere di dire non lo sapevo, che questa è la prassi, dei preti cattolici. Ogni volta che un bambino viene messo in ginocchio è un disastro. Comunque ne accenderò stasera, ma soltanto non più per il discorso dei vescovi americani, ma ne parlerò invece per il sistema educazionale. Vai Francesco, tu il microfono. Sì, ecco, partendo dallo spunto del convegno che c'è stato appunto della FAO a Roma, Giovanni Sartori, che è un politologo, ha fatto un paio di articoli sull'argomento.
E la cosa più interessante che viene fuori, a parte appunto il fatto emotivo in cui lui dice chiaramente, e l'articolo andrebbe da letto completamente, perché veramente ne varrebbe la pena da vedere come documentazione, è uscito appunto sul Corriere della Sera il 9 giugno del 2002 e si chiama Condannati alla fame, ed è un editoriale, ed è anche strano che sia uscito un editoriale in questo argomento. E lui dice appunto chiaramente che per quanto riguarda il discorso della FAO, che dichiara di voler combattere la fame, vengono fuori dei dati che la FAO riesce a sfamare in un anno 6 milioni di persone, quando al mondo in questo momento sono 800 milioni di persone. Bene, ma a parte questa considerazione sulla FAO, che potremmo anche tralasciarla, verso la fine dell'articolo Giovanni Sartori fa un'affermazione. E dice, vabbè, come si può affrontare questo problema? Dice, la semplice verità è che la fame, ancora prima la sete, sta vincendo e che vincerà sempre. Perché ci rifiutiamo di ammettere che la soluzione non è aumentare il cibo, ma diminuire le nascite, e cioè le bocche da sfamare. La FAO, la Chiesa e altri ancora si ostinano a credere che 6-8 milioni di miliardi di persone costituiscono uno sviluppo sostenibile, invece costituiscono uno sviluppo perverso e insostenibile. Oramai più mangianti si traducono automaticamente in più affamati e un ecosistema al collasso che non li può sostenere. I bambini che muoiono li ha sulla coscienza chi li fa nascere, chiuse virgolette. Cioè, quando qualcuno dice che le nostre affermazioni che dicono che i bambini che muoiono di fame le hanno sulla coscienza i cristiani che non fanno la campagna per controllo demografico, dicevano che le nostre affermazioni erano esagerate, che erano cattive, che erano troppo violente. Benissimo, questa affermazione di dire, e lui dice per inciso, cioè scappa via, dice la FAO, la Chiesa, ma poi dice una frase, dice che chi fa nascere i bambini e li fa morire di fame li ha sulla coscienza. E logicamente lui non si chiede o non può dire perché la Chiesa Cattolica vuole che i bambini nascano, perché logicamente non gli permetterebbe di scrivere. Però il fatto che il Corriere della Sera mette come editoriale un simile articolo in cui qualcuno dice chiaramente che è impossibile combattere la fame nel mondo con i mezzi che abbiamo a disposizione, che l'unica soluzione è diminuire le nascite e che soprattutto chi fa la campagna per impedire l'educazione o lo sviluppo demografico sostenibile ha sulla coscienza queste persone. E non pensate di levarvi la coscienza dando l'otto per mille a chi dice che andrà a sostenerli, perché crea soltanto nuovi problemi. Sartori è tornato con un'altra lettera sull'argomento della Chiesa Cattolica e vale la pena anche di leggerlo, perché fa delle affermazioni che voi in questa trasmissione li avrete sentite spesso. Bene, vengono fatte da un giornalista come Giovanni Sartori, da un politologo, da uno famoso, e scrive, insomma l'hanno criticato sul fatto che ha attaccato la Chiesa, dice, però legge il problema diversamente, partendo dalla considerazione che il Papa controlla voti, e tanto per cominciare, controlla voti decisivi negli Stati Uniti, tanto vero che il primo provvedimento del Presidente Bush appena insediato alla Casa Bianca è stato di ripristinare la cosiddetta Global Gag Rule, e cioè di bloccare l'educazione contraccettiva nel mondo, che dipende per il suo finanziamento quasi esclusivamente dagli soldi USA. Così facendo Bush pagava il suo debito all'elettorato cattolico, che gli aveva consentito di vincere le elezioni. Come volevasi dimostrare, del pari la Chiesa Cattolica è riuscita a paralizzare le Nazioni Unite alla conferenza sulla popolazione del Cairo del 1994. Papa Wojtyla ha scatenato le sue artiglierie, si è alleato con il mondo islamico, in precedenza il Vaticano si era anche alleato con Mao, ed è riuscito a bloccare tutte le proposte di controllo di nascite. Da allora le Nazioni Unite sono mute, ammutolite dal veto dei paesi cattolici o comunque condizionate dal voto cattolico. Come si è visto al vertice del FAO di Roma nell'altro giorno, dove nessuno ha osato dire che la fame sarebbe più facile da ridurre se il numero dei mangianti venisse ridotto, le immagini di bambini sottonutriti si sprecano, ma nessuno ricorda le donne che muoiono per aborti clandestini, e ciò perché il divieto religioso le costringe a ricorrere a rozze mammane. Soltanto in Brasile la World Health Organization stima che ne muoiono 500.000 all'anno. Poi c'è l'AIDS. L'Africa nera ne è appestata. E in Africa la Chiesa conta, i missionari contano. Lo dice Giovanni Sartori.
ma hanno le mani legate. La Chiesa di Roma combatte l'AIDS raccomandando la castità, figurarsi. E così gli africani stanno morendo come mosche. L'enciclica Umanae Vitae di Papa Paolo VI nel 68. Allora la popolazione del mondo era di 4 miliardi e mezzo, oggi, appena 35 anni dopo, è di 6 miliardi, che diventeranno 7 miliardi tra poco più di 10 anni. Di fronte a questo allucinante crescendo, la Cina, l'India e da ultimo il grosso dei paesi, dei stati islamici, con una sola vistosa eccezione, hanno aperto gli occhi e si sono impegnati al controllo e alla riduzione delle nascite. Così il successo davvero non piccolo dimostrato dai dati di Massimo Livi Baci che cita Agnelli. A questo punto chi non apre gli occhi, chi si rifiuta di vedere e di provvedere è solo la Chiesa Cattolica di Papa Wojtyla, con un'influenza e un'incidenza, come ho cercato di dimostrare, che sfugge l'argomento che i cattolici sono soltanto 1 miliardo e che sono per il più disobbedienti in fatto di profilicità, cioè di nascite. Ecco, questo dimostra chiaramente che ormai la percezione del problema della distruzione del mondo, della vita, deriva da una visione religiosa, deriva da cosa? Da un concetto divino. Certo, Sartori non dice e non si pone il perché, questo ce lo poniamo noi, ma perché esiste un'organizzazione, esiste una struttura religiosa che impone questo? Perché verrebbe a domandarsi, come? Tu, Giovanni Sartori, sostiene chiaramente che la Chiesa Cattolica agisce, che crea gli affamati, che li fa morire di fame, che fa morire solo in Brasile, dai dati che lui riporta, 500.000 di donne per aborto clandestino. Cosa c'è che non funziona? Cioè, è la struttura, ma se non è la struttura, che cosa c'è dietro questa struttura che la anima? Qual è il pensiero dominante? Certamente, già il fatto che qualcuno dica questo e sostenga questo, se facciamo un passo avanti, chiediamoci perché tutto questo avviene. E noi lo diciamo, avviene perché la Chiesa Cattolica va ad applicare alla lettera il messaggio criminale di Gesù Cristo. Certo, Giovanni Sartori non lo può ancora dire, e speriamo che presto lo possa dire, però il fatto stesso che questi temi cominciano a essere affrontati, che temi che qualcuno poteva non sembrare solo di questa trasmissione, e quando noi dicevamo che chi dà anche l'8 per mille alla Chiesa Cattolica è responsabile strage, genocidio di 500.000 di donne che muoiono per aborto clandestino in Brasile, che è responsabile di milioni di morti, di bambini morti per fame, e diciamo che noi stavamo esagerando, pensate che voi avete un elemento riconosciuto non da noi ma dal mondo politico italiano come un grande politologo che dice questo. Allora chiediamoci, eravamo noi che esageravamo? Quando noi dicevamo che esisteva l'alleanza, e avevamo citato il caso, e tra l'altro Sartori non cita il caso della conferenza delle condizioni femminili di Pechino, e dice perché sarà alleata con Mao, Mao era già morto in quel periodo, però già significa chiaramente che esiste una volontà mondiale, perché basta ricordare che a Pechino sulla condizione femminile si sono alleati gli ebrei, i musulmani, e i cristiani. Sulla conferenza del Cairo i rappresentanti islamici hanno dichiarato noi siamo con il Papa contro i pagani, testuale, cioè, e sulle nostre mailing list questi articoli ci sono ancora. Benissimo, per anni siamo stati noi a ricordare queste alleanze che qualcuno trovava strane, come il Vaticano con i paesi islamici, con gli ebrei. Noi sappiamo che non erano strane, perché tutti quanti sono monoteisti, tutti quanti sono all'interno della visione di un Dio creatore che può annientare il mondo. Benissimo, adesso, nel giugno del 2002, anche qualche studioso comincia a dire queste cose. Perciò ricordatevi che quando firmerete l'8 per mille, oltre a esserci noi che vi diremo siete responsabili della criminalità dell'agire cristiano, comincia a essere anche qualche politico o qualche studioso a dirvelo. Sì, soltanto che quando noi lo dicevamo 3-4 anni fa, i nostri siti erano appena aperti e venivano sì e no, guardate, cioè, sì, contavo gli arrivi perché erano sempre in progressivo aumento, chiaramente questo mi faceva contento. Adesso forse sono ancora poco guardati, comunque dall'inizio del mese abbiamo superato abbondantemente le 2000 pagine aperte. Fa un po' tu, Francesco. Cioè, da inizio in 20 giorni abbiamo superato abbondantemente sui siti che io controllo. Sì, no, ma io considero già una grande vittoria che qualcuno cominci a scrivere su un quotidiano come il Corriere, perché questo articolo è uscito sul Corriere della Sera, cioè l'editoriale sulla FAO è uscito domenica 9 giugno e questo articolo è uscito domenica 16 giugno, cioè nel senso che
qualcuno comincia a comprendere anche a livello concreto, senza attribuire poi da dove arriva questo, la responsabilità di queste cose. È certo che se una persona intelligente dice al famine, fai un'affermazione, dici questo, ma perché i monoteisti si comportano così? Chiediamoci perché. Forse questo sarà un passo successivo, cioè nel senso che uno di fronte alla drammaticità di quello che i monoteisti stanno facendo al mondo, comincerà a dire, ma forse è il loro Dio, forse è l'imitazione del criminale di Gesù Cristo che porta questo. E allora si farà un salto, dirà, ma la visione religiosa è solo monoteista o possiamo avere una dimensione religiosa in cui queste cose possono essere affrontate? Perché anche tutta la polemica sull'aborto e così via sulle persone, ricordo sempre che per il diritto romano diceva era essenziale quando uno era nato, quando uno poteva ereditare, non quando era concepito. In ogni diritto, cioè il diritto si basa su dei soggetti responsabili delle proprie azioni. E il diritto non può basarsi su chi non è persona sociale. Se non esistono diritti del nascituro, assolutamente. È come se esistesse diritti della vostra merda. Cioè, esattamente la stessa cosa. Cioè, non esiste. Certamente se io voglio fare un figlio e ho l'intenzione di farlo, io rappresento il diritto di fare questo, della mia scelta. La madre ha il diritto di, il padre ha il diritto di. Per avere un diritto occorre essere dei soggetti giuridici. Esatto. Non si può non essere dei soggetti giuridici e pretendere il diritto. I batteri non hanno dei diritti sociali, dei diritti giuridici. Perché? Perché non sono dei soggetti giuridici. Gli animali non hanno dei... Cioè, tutto si può obiettare, anche che il futuro che nascerà non sarà. No, il futuro che nascerà sarà se la società sarà, se il padre e la madre che lo mantengono saranno, se avranno le possibilità di. Ma non è che sarà così, perché sarà così? Non ha senso sta roba. Sì. Comunque stanno storpiando tutto, anche la giurisprudenza, il diritto, stanno storpiando qualunque cosa pur di fare cazzate. Vabbè, sì, ma infatti lo vediamo la volontà, cioè nel senso che i monoteisti, ed è divertente sul corso della pedofilia, sai, due quotidiani, uno il Giornale di Vicenza, l'altro il Corriere della Sera, parlando del fatto degli Stati Uniti, uno dice, il Corriere della Sera dice, preti pedofili, tolleranza quasi zero. Il Giornale di Vicenza, i vescovi usano scelto la tolleranza quasi zero, cioè quasi due titoli uguali, perché ormai si percepisce chiaramente che anche la scelta della tolleranza quasi zero significa poi alla fine l'approvazione dell'attività criminale dei preti pedofili. E ricordate che i preti pedofili lo sono sempre su imitazione di Gesù Cristo, perché essere preti pedofili significa imitare Gesù una Cristo. Una volta si pensava, no? E le persone erano costrette a pensarla, che qualunque cosa facessero i bambini non modificavano niente, perché i bambini erano creazione del Dio padrone. Oggi si dovrebbe essere consapevoli che la psiche del bambino, l'emotività del bambino, è altrettanto importante della sua fisicità. Cioè violare la sua psiche, violare la sua sicurezza nella vita, violare la sua capacità emozionale, è altrettanto castrante che tagliargli una mano, tagliargli un braccio, tagliargli una gamba. E questo ormai è conosciutissimo da tutti, per cui questo tipo di azioni, se era aberrante allora, cioè se era aberrante prima della nascita della psicologia, della psichiatria, della psicanalisi, lo è infinitamente di più adesso che il sistema sociale ne è consapevole. Cioè, mentre prima i figli venivano allevati come bestie, oggi non si può più permettere una cosa del genere, anche perché si castrano i figli davanti alla vita, e vedremo poi stasera magari cosa si comporta questo. Francesco, diamo sì, andiamo a vedere telefonate. 049 700 700 049 700 838. Sì, chi vuole appunto intervenire in diretta ha la possibilità di chiamarci e di sentirci. Io appunto pronto? Voglio... Ciao, sono Marco. Ciao Marco. Scusa, faccio brevissimo, una domanda alla rovescia. Ma un padre ha diritto di mettere al mondo un figlio sapendo che non ha i mezzi per sostenerlo? Perché tu parlavi di diritto, no? Non c'è un diritto solo del nascituro. Io mi chiedo, anche il padre e una madre, per esempio in Africa, che non so, vivono in una capanna,
hanno figli che muoiono di fame e la madre è incinta di nuovo, io mi dico, con che diritto fanno un figlio quei due esseri umani? Marco? Ma bon, ti saluto, rispondi. Cioè, ti rispondo. Marco, tu hai perfettamente ragione e io sono d'accordo con te, c'è un piccolo particolare. In Italia una donna può partorire in ospedale e non è tenuta a riconoscere il figlio. Esatto. Se lei tenta di fare una cosa del genere viene aggredita da medici, da infermieri, da preti, da suore e da ma viene aggredita in una maniera infame, per cui a un certo punto alcune donne scelgono di gettare il bambino nel cassonetto. Le donne gettano il figlio nel cassonetto perché nessuno è stato insegnato loro che non è obbligatorio riconoscere il figlio e che possono mandare a fanculo preti, suore, medici e infermiere. Ebbene, questo non viene fatto, cioè l'istruzione non viene data. E poi c'è anche un discorso gravissimo che è la morale delle persone che stanno intorno a queste donne, cioè nel senso che chi gli attorno, chi è il concittadino, chi è il vicino di casa, chi è l'abitante del quartiere, che ha un atteggiamento moralistico nei suoi confronti, è responsabile per di quello cui, che succede. Per scegliere è necessaria cultura, è necessaria consapevolezza, è necessario un sistema sociale che non sia monoteista, che non sia cristiano. Esatto. Cioè che faccia dell'individuo padrone di se stesso e si prende in mano la responsabilità della sua vita. Tutti noi sanno benissimo che vengono considerate le ragazze madri. Veloce però, dimmi ciao. Ciao a tutti. Ciao. Beh, mi sono fatto di figli, sono fatto di putei, con una concezione diversa. No, mi d'accordo con la vostra, ma senti come chiedi. Per esempio in Brasile c'è esperienza che quando chi ha 4-5 anni si è autonomi, cioè si tratta la maniera sulle strade, gli va via di casa, gli fa le bande, gli fa chi le bulia, e in un clima diverso, clima caldo, d'accordo, ma mi dicono che ero giovane, a 3 anni, si cominciava a socializzare, perché non riesce a chiusiti e si risolve i problemi da sui? Perché mamma, fin 3 anni, gli si è buoni mantenere tutti? Tutte le mamme si vuole mantenere 20 anni. Dopo, quando si arrangia a fare lui, nasce una giustizia a fare lui, nasce un controllo a fare lui, nasce un modo di vita che tu va diventi. Bene, dai. Va bene, d'accordo. Ok. Per legge, io voglio lasciare a fare chiara. Va bene, dai. Siamo avanti grandi. Ok. Ciao. Purtroppo la situazione del Brasile non è così idilliaca come ci ha raccontato Alessandro. Anche i lombrichi quando nascono si arrangiano da solo, ma noi non siamo lombrichi. Abbiamo un sistema sociale che è estremamente complesso, non è così. Serve a chiedere quanti brasiliani muoiono di AIDS o di malattie varie. Dipende. Sono Lucia. Dimmi tutto. Ciao a tutti. Ciao. Mi diria piano da dire quando che una donna partorisce e ha il diritto da non avere il bambino. Eh sì, ma poi anche salvo là e che sarà gli errori. Può anche rifiutarlo in ospedale e sarebbe tenuto, l'ospedale sarebbe tenuto preservare il suo anonimato, però sono figli di puttana. Sì, piuttosto sì che venga abbandonato. No, piuttosto, la legge dice che la madre non è tenuta a riconoscere il figlio, solo che quando lo fanno vengono aggredite militarmente da una torda di terroristi assassini. Venga un momentino che te aggredissi anche a te, mi pare. Sì. Siccome che... quando siamo in Africa, fa che certe discipline, che certe che non si può, insomma, bisogna andare con ordine, che certe robe che bisogna fare, bisogna fare per bene, fatte come si deve, insomma. No, ma dunque, la donna che partorisce dice il figlio mio lo vuole mangiare. La legge dice questo, non dei casi. E la legge non viene diffusa. Permettemi, tutte non sono messe nelle condizioni di dire esiste questa legge e tu te ne puoi servire. Perché questa legge viene tenuta nascosta. Allora, se ci fosse se questa legge fosse diffusa, la ragazza, anziché buttare il ragazzino nel cestino delle immondizie, andrebbe in ospedale e pretenderebbe l'anonimato. Un momento, come ti chiami? Non mi chiamo, mi chiamano sempre gli altri. Va bene, che nome hai detto? No, nomi. Va bene, dai. Forse anche a te conoscerò, parlarsi. Beh, mi voleva dire... sì, che può succedere dei casi, ma mica tutti buttare i potei, insomma.
Ma quelle che buttano via bottiglie, quelle che non sono consapevoli dei loro diritti. E sei pazzi? No, 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 vai a fanculo, chiaro? Cazzo, ma è possibile che siete deficienti? Se una legge viene tenuta nascosta e un diritto viene tenuto nascosto e le persone non sono consapevoli di avere quel diritto, agiscono in maniera scomposta, agiscono con delle scelte che sono magari aberranti, ma è colpa di quegli imbecilli che li tengono nascosti i diritti, cazzo, è colpa dei cattolici, gente come te, chiaro? Oh, cazzo. Sì, infatti non si può dare il pazzo delle situazioni a delle persone, a delle donne che vivono delle condizioni disperate. Come si fa a dare il pazzo a una ragazza di 14 anni che è rimasta incinta e che ha paura di farlo sapere di cosa succede? E che i suoi genitori da buoni cattolici gli impediscono di parlare, dicono, cioè, nel senso, bisogna essere deficienti per dare il pazzo a una donna. Siamo a livello quasi dell'insulto, perché significa sempre sottovalutare le condizioni esistenziali degli altri, perché ricordiamo che molte di quelle ragazze che buttano i bambini vivono situazioni di paesi ultracattolici e ultramoralisti. Proprio, cioè, sono persone che veramente hanno l'incapacità, perché la società, la scuola, la cultura, pronto, l'informazione gli viene a mancare, e soprattutto esiste una morale cattolica che gli impedisce di vivere. Bene. Appena preso un uovo, scusa che basso una cosa. Sì, di conseguenza questa è una cosa molto grave. Bene. L'ho appena preso, altri più e anche un questore con due storie di pazzi più. Beh. E ti saprò dire cosa dice, ma tu l'hai già letto. Sì, ho già letto anche in radio. Bene, bene. Ha una certa latitudine, come ripeterò sempre. Ha una certa latitudine, si vedono piangere le Madonne. Minchia. È vero. Probabilmente ci troviamo in quel di Iene lì. Il monte si avvicina sempre in qualunque caso. Eh sì. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Sì, beh, basta pensare che anche il suo contributo che ha dato Padre Pio per cercare di distruggere la cultura italiana non è da poco, nel senso che, pronto, le responsabilità che gli possono essere attribuite sono veramente enormi. Per questo diciamo che è veramente una rappresentazione, giustamente l'hanno scelto, proprio di chi veramente ha danneggiato. D'altronde in una dichiarazione il regista Bellocchio ha detto: fa, per me non fu un eroe nazionale, e anzi diceva che siamo in presa di un'assenza di valori, e che innalzare un elemento del genere che ha soltanto annientato la cultura, che poi chi va a leggersi il libro delle edizioni Caos, Beato Impostore, ha la capacità del fallimento esistenziale, dello squallore, della vita grama, della vita veramente misera che questo uomo si è dato. E logicamente, sai, quando si utilizzano questi simboli lo si fa sempre per condizionare gli altri e per ridurre gli altri in condizioni di miseria, perché basta pensare che basta sventolare un santino di Padre Pio e le persone vengono ingannate. Non è certo responsabilità Padre Pio, però Padre Pio ha creato quella cultura, quel tipo di approccio e la predisposizione a essere ingannati, e logicamente diventa un santo. Basta, sarebbe appunto da leggere tutta la dichiarazione del regista Bellocchio in questo senso, ma basta pensare che chiaramente lui ha tolto qualsiasi valore, qualsiasi capacità delle persone, e Padre Pio rappresenta veramente la dimostrazione di come ogni monoteismo sia veramente la distruzione delle capacità dell'individuo di vivere in una società. Ogni santo cattolico è un criminale elevato agli altari solo perché ha aiutato la Chiesa cattolica a distruggere e ammazzare le persone. Sì, anche perché tra l'altro pensate che per mettere Padre Pio hanno spostato San Lino Papa, che fu il primo vescovo di Roma dopo Pietro, che vuol dire, cioè, siccome sono tutte tante palle della presenza, non è mai esistito, possiamo benissimo mettere un altro santo che forse ha fatto qualcosa di reale, cioè quello di creare povertà, miseria e sottosviluppo e sottocultura. Bene, questa è la trasmissione di Magia Stragonaria Paganesimo. Vi ricordo che la seconda parte andrà in onda alle ore 19. Vi ricordo che io mi chiamo Claudio Simeoni, abito in Piazzale Parmesan 8 Marghera, e su internet trovate tutto quanto, e Francesco è dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Questa sera alle ore 19 continueremo la seconda parte della trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo. un'altra cosetta. E vi ricordo che il giovedì prossimo c'è il dibattito a Marostica. Parlerò di Nintendo.
e concluderemo il dibattito con il sognare, il ciclo della stregoneria. Pertanto giovedì prossimo la seconda trasmissione andrà in registrata, proprio perché devo spostarmi su Amarostia. Ecco, e ricordo appunto che domani sera è il solstizio d'estate e sul Monte Sulmano ci sarà il rituale del solstizio. Saluti a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.